E ora andiamo a Carpinone perché grazie ad alcuni volontari è possibile visitare una seconda cascata. Ci si è immersa in proprio letteralmente Claudia Marra. Le cascate di Carpinone si candidano a diventare una delle maggiori attrattive naturali del Molise, grazie ad un gruppo di volontari e di cittadini che da poco tempo ne stanno curando l'aspetto per renderle accessibili a tutti. Queste sono le pietre che i volontari hanno posizionato a forma di freccia per dare le indicazioni ai turisti per accedere alle cascate. Carpinone di cascate ne aveva soltanto una meta di turisti. È soltanto grazie al lavoro recente di alcuni abitanti che le cascate da vedere sono diventate due. Carpinone ha voluto stupire. Sì, questa è la seconda cascata che abbiamo riaperto. Loris, voi siete i volontari che avete contribuito alla riapertura del sentiero e avete scoperto finalmente la seconda cascata di Carpinone in soltanto 2 settimane. La gente arriva, si tuffa, si bagna, è contenta perché non si aspettava di trovare una seconda cascata. Incamminandosi si avverte una piacevolissima emozione, grazie al contatto diretto con la natura, al respiro di un'aria sana e pulita e alla vista di specie floreali che rendono il tutto fiabesco. Luigi, voi avete fondato un'associazione di abitanti per la rivalutazione di questo territorio. Carpinone, come tutti i comuni del Molise, aveva bisogno di vita perché negli ultimi 2 anni c'è stato uno spopolamento. Diciamo che su 1.200 persone, almeno 200 Sono sono andate andate via. via per lavoro, per studio. Quindi la nostra associazione ha l'intento di valorizzare i territori e portare turisti. Nelle cascate è possibile praticare diversi sport, accompagnati anche da guide specializzate. I gambadi e la tuta li abbiamo messi. Sì. Siamo arrivati. Questa è la meravigliosa cascata. Lo schioppo. Noi passeggiamo, risaliamo il corso del Carpino, ovviamente cercando di salvaguardare l'ecosistema, quindi cercando di non passare sulle dune di sabbia di fiume dove potrebbero depositare uova le nostre trote. Quanto dura un'escursione di acqua trekking qui in questa cascata? Un'oretta e mezza complessivo anche di ritorno, quindi è un percorso ad anello che è lungo 1,5 km con 35 metri di dislivello, quindi davvero adatto a tutti. È la seconda cascata da voi scoperta di recente? Sì, esatto. In realtà l'ha scoperta l'associazione Molise in Action, che è l'associazione che ha programmato questo acqua trekking, in collaborazione con un'altra associazione che si chiama Capodacqua Experience. Viva le cascate di Carpinone!